dirgli, essendo francese, stiamo venendo spesso a Roma, dopo Carbonaro ho guardato Roma in maniera un po' diversa, soprattutto i quartieri dove vai a girare con la Vespa. Il secondo è che Isole ha scoperto una specie di viaggio, di road movie all'interno di queste strade isole, dalla più popolata, dalla più turistica alla più severa, un po' di mano. Il terzo è un capitolo di gran parte di fatto, e tutto quello per arrivare alla conclusione. Bisogna bere un bicchiere d'acqua ogni mattina. Io mi voglio soffermare sul fatto che alla fine c'è uno sguardo in macchina. Ce n'è anche un altro molto preciso alla fine della messa in finita, quando il prete guarda delle persone che hanno seguito la messa, che parlano. Questo sguardo in macchina, che significato ha? Che non arriva a casa. O lo possiamo lasciare sospeso, o come si appena. Vabbè, ci penso. Prometto che ci penso nei prossimi minuti. A proposito delle isole che tu citavi, voglio dire che questa rivalità, non nella realtà, nella realtà questa rivalità non è tanto degli abitanti, dei residenti in quelle isole, ma la rivalità è dei villeggiati, cioè chi va a Lipari, cioè chi sceglie Lipari non capisce come mai si possa fare una scelta estrema come Alicudi, e viceversa il turista che sceglie Alicudi non capisce perché uno possa andare in un'isola così caotica e commerciale come Lipari. Chi sceglie Stromboli non capisce come mai uno possa andare in un'isola così mondana come Panarea, e chi sceglie Panarea non capisce come mai uno possa andare in una scena, in una isola così gloriosa come un'altra isola. Ecco, quindi questo senso di appartenenza, questa gelosia della propria identità non appartiene tanto a chi ci abita, ma a chi le sceglie come meta delle proprie vacanze. Ecco. E poi naturalmente lì io faccio fare al personaggio interpretato da Renato Carpentieri, nel giro di pochi giorni, forse questo non è tanto chiaro nel film, non lo so, faccio fare nel giro di pochi giorni un percorso che di solito le persone hanno fatto negli anni 80-90, negli anni, cioè da un rifiuto totale del mezzo televisivo, un rifiuto totale della televisione, a un'accettazione entusiasta di qualsiasi cosa ci arrivasse dalla televisione. Ecco, naturalmente, sinteticamente, io faccio fare questo percorso di anni, a Gerardo lo faccio fare nel giro di pochi giorni. Forse così, ho un po' di tempo per pensare, volevi fare vedere i finali? Ah sì, me lo dimenticavo. Sì, il finale del capitolo delle isole è Gerardo che non ce la fa più ad Alicudi, l'isola la più radicale, e scappa. Invece c'era un altro finale che ho girato, che poi ho tagliato, e che ora facciamo vedere, in cui Gerardo approdava all'isola di Vulcano, perché a Vulcano aveva casa Mike Bongiorno, e siccome Mike Bongiorno, nel giro di quei pochi giorni che sono il racconto delle isole, era diventato un faro per Gerardo, allora lui va a Vulcano sperando di incontrare Mike Bongiorno. Facciamo vedere quel finale alternativo di Isole.